Vuoi sapere che cos'è il trust? Bene, te lo dico in 2 minuti. Il Negli ultimi anni il trust ha avuto grande successo, sia perché ha diverse finalità, ma soprattutto perché tu puoi decidere chi gestirà il tuo patrimonio a favore degli eredi o anche altri beneficiari. Ormai tutti gli studi professionali sono in grado di costituire un trust, non è molto caro. Quello che è caro sono le tasse, perché dovrai andare a fare una donazione a una persona estranea, il trust, e quindi pagare le tasse sulla donazione. In più stiamo sempre parlando di patrimoni molto grandi. È bene sottolineare che anche nel caso del trust non si può andare a ledere la legittima degli eredi, ma in questo caso si può anche dire che la giurisprudenza è ampia e controversa. In pratica, il proprietario o disponente si spoglia dei suoi beni e li dona al trust, tasse di successione. Poi nomina un trustee. Il trustee è colui che dovrà gestire i beni del trust secondo gli obiettivi che tu hai delineato a favore dei beneficiari e nominerai un garante o comunque un controllore che dovrà andare a controllare l'operato del trustee, in genere uno studio associato. Tutti i beni conferiti all'interno del trust non possono essere attaccati dai creditori, sapendo però, come tutti gli atti, può essere oggetto di revocatoria. La competenza a decidere sulla revocatoria dell'atto spetta al giudice civile. L'azione è promossa dal creditore che non trova sufficienti risorse nei beni del patrimonio del suo debitore al di fuori del trust. Ovviamente bisogna dimostrare una preordinazione del costituente del trust nel voler frodare i propri creditori. Come sempre, c'è il limite dei 5 anni per la revocatoria. Passati quelli, i creditori non possono fare niente.